buongiorno e buona domenica da tutta la redazione di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha detto che come Regione Campania abbiamo avuto il riconoscimento che siamo tra le regioni più virtuose per l'utilizzo dei fondi europei. Sul punto ascoltiamo un estratto delle parole del Governatore Campano. Abbiamo assistito in questi giorni ad una discussione, ad un dibattito parlamentare relativo ai fondi europei. Io credo che siano motivate tutte le critiche rispetto a un modello di gestione che prevede l'impegno di decine di tecnici che dovrebbero utilizzare 209 miliardi. Rilevo ovviamente che in questa ipotesi non solo non avremmo un'accelerazione dei tempi, ma avremmo una complicazione di tutti i problemi. Vi lascio immaginare solo i conflitti di competenza fra i tecnici impegnati e le regioni e i comuni interessati. La domanda che bisogna porsi è un po' questa: perché si immagina di utilizzare i tecnici? Per accelerare i tempi di spesa. Bene. Noi abbiamo avuto in Italia due modelli, non uno. Il modello Genova, che viene ricordato di solito, il ponte di Genova, grande rapidità nella esecuzione dell'opera. E c'è un altro modello, altrettanto significativo, ma che non viene mai ricordato, modello Napoli, Universiadi di Napoli. Un evento nel corso del quale in 10 mesi abbiamo realizzato la ristrutturazione o fatto completamente 70 impianti sportivi in un contesto di assoluta trasparenza. Dunque, se è possibile fare opere pubbliche in tempi rapidi e un contesto di trasparenza, per quale motivo queste modalità operative non devono diventare modalità operative ordinarie delle istituzioni territoriali? Perché devono essere modelli operativi attribuiti soltanto a commissari? Se i commissari garantiscono rapidità di esecuzione, ma anche trasparenza e correttezza, per quale motivo questo modello non viene esteso in termini generali all'attività amministrativa nel nostro Paese? Questo non lo si capisce. Emergenza coronavirus, secondo il più recente bollettino diramato dalla Protezione Civile del nostro Paese, in Italia si registrano 19.903 nuovi positivi al Covid su 196.439 tamponi processati. Si segnalano anche 649 deceduti su tutto il territorio nazionale. In Campania invece ci sono 1.414 nuovi positivi, di cui solo 115 sintomatici. I tamponi processati sono stati 19.663, i deceduti 47, numero ancora particolarmente elevato, di cui però solo 4 nelle ultime 48 ore e 23 in precedenza, ma registrati nella giornata di ieri. I guariti sono stati 1.758. Per quanto riguarda invece il report dei posti letto a disposizione della regione, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione ne sono occupati 137, mentre invece per quanto riguarda i posti di degenza ordinaria tra pubblici e privati messi a disposizione dalla regione, su 3.160 posti disponibili, 1.794 ne sono occupati. Continuiamo a parlare dell'emergenza Covid perché il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha emanato l'avviso pubblico per assumere con contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 tra infermieri ed assistenti sanitari che dovranno sostenere quella che è la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid nelle 1.500 strutture che sono state individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale.
dal prossimo 16 di dicembre, medici, infermieri e assistenti potranno inviare quella che era loro candidatura sul sito del governo. L'avviso è rivolto a cittadini italiani, nonché anche a cittadini europei ed extraeuropei. Potranno aderire anche i medici pensionati, nonché i laureati, oltre ad infermieri e assistenti sanitari. I contratti avranno una durata massima di 9 mesi e potranno essere rinnovati qualora ce ne fosse la necessità. Se fossimo in guerra, sarebbe una sorta di chiamata alle armi, ha detto Arcuri. Per dirla meglio, è un richiamo accorato alla responsabilità e alla solidarietà da parte di quei cittadini italiani che possono e vogliono aiutarci a effettuare quella che è la più grande campagna di vaccinazione di massa degli ultimi decenni, con efficacia e tempestività. L'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza cambia colore a 5 regioni. Il provvedimento del capo di gabinetto avrà validità a partire proprio da questa domenica 13 dicembre. Sulla base di quelli che sono i dati raccolti dalla cabina di regia, è stata disposta l'area gialla per Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte e area arancione per l'Abruzzo, però proprio questa regione dovrà tornare per solo un giorno in zona rossa dopo il pronunciamento del TAR dell'Aquila, che ha sospeso quella che era l'ordinanza regionale che anticipava la zona arancione. C'era stata anche una disquisizione sul punto proprio dal governatore Massilio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nessun passaggio di colore né per la Toscana né per la Campania, che resteranno almeno per un'altra settimana in zona arancione. Restiamo in Campania, ci spostiamo però a Napoli perché è un sindaco De Magistris particolarmente polemico, quello che ha commentato dei flussi di persone in strada, vista la zona arancione. Ha detto: gente in strada è un dato scontato, solo chi non vive in città si può meravigliare. Spero che comunque non cominci quella che è la litania della meraviglia di vedere le persone in strada, perché sembrerebbe il festival della stupidità, ha detto De Magistris. La prossima settimana, se saremo zona gialla, di gente ne vedremo il triplo. Le persone non sono degli untori, ha detto il primo cittadino, perché rispettano le regole e oltre il 95% indossa la mascherina. Se nel DPCM governativo sta scritto che in zona arancione le persone possono uscire, allora le persone escono, e se qualcuno si meraviglia è una persona che non ha una quantità di cervello particolarmente ossigenata. Il sindaco ha anche evidenziato che non ci sono assembramenti e nel caso sono pronte ad intervenire le forze dell'ordine. Le persone camminano ovunque, come avviene a Bologna, Firenze, Venezia, Palermo, Bari, Verona e Berlino. Insomma, ha chiusato il sindaco, come avviene in tutte le parti del mondo. Restiamo a Napoli perché a seguito di un furto di un orologio Rolex dal valore di 140.000 euro ai danni di un turista inglese avvenuto lo scorso 4 ottobre, un 45enne del capoluogo campano che ha precedenti penali, dunque già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. L'uomo aveva un complice che è stato arrestato nella giornata dello scorso 31 di ottobre, dopo che gli inquirenti avevano visionato le immagini di sicurezza ed erano riusciti a identificarli per entrambi. L'accusa molto grave è quella di rapina aggravata. Restiamo in provincia perché sono arrivati i buoni spesa Covid in tutti i comuni della Campania. Il sindaco di Frattaminore Giuseppe Bencivenga ha spiegato con un video ai cittadini proprio come poter effettuare la domanda per ricevere il bonus statale. Andiamolo ad ascoltare. Per quanto riguarda l'altra novità importante per la nostra comunità, sono i buoni spesa. Venerdì abbiamo avuto il decreto della cifra che è riservata al nostro comune. Velocissimamente abbiamo subito affisso il manifesto. Il 16 scade la data per la presentazione della modulistica.
Ricordatevi che i moduli li potete scaricare dal sito del nostro comune, oppure potete ritirare i moduli, abbiamo predisposto nell'area mercatale proprio perché è un'area aperta, quindi per evitare assembramenti, per evitare che potesse, diciamo, una folla congestionare il nostro comune. Quindi con grande tranquillità avete possibilità del parcheggio, avete possibilità di avere un aiuto da parte della Protezione Civile che ci sta dando una mano e che ringrazio, che presidia quella zona tutte le mattine dei giorni feriali. Abbiamo previsto due fasce fino a 6.000 euro di reddito con l'ISEE e avranno un punteggio. Beh, poi leggerete tutto il bando, quindi con attenzione, e cerchiamo di riservare questi buoni alle famiglie che realmente ne hanno bisogno, anche perché poi questi dati vengono poi attenzionati dalla Guardia di Finanza, cosa che è successo già con la prima tranche che noi abbiamo dato nel periodo di Pasqua. La città di Benevento mantiene le sue promesse come una sorta di piccolo ombrello che dona ai cittadini per ripararsi in questa stagione infernale. Ne ha parlato così il sindaco della città sannita, Clemente Mastella, commentando quella che è la consegna da parte di Palazzo Mosti dei primi 1.000 saturimetri che sono stati consegnati alle famiglie locali, le apparecchiature che ricordiamo servono a controllare il livello di ossigenazione nel sangue sono uno strumento particolarmente importante nella battaglia al Covid e saranno donati a pazienti che necessitano di contributo per le condizioni socio-economiche e cliniche. Il singolo paziente potrà ritirarlo presso l'ufficio relazioni con il pubblico presso il mega parcheggio di Via del Pomerio. Chiediamo a tutti i cittadini beneventani un grande senso di responsabilità, così il vicepresidente dell'Ordine e rappresentante dei medici di medicina generale Luca Milano. Facciamo lavorare tutti i colleghi con grande serenità in questo momento che è particolarmente difficile per tutti, anche naturalmente in particolar modo per le festività natalizie. L'appello dei medici è sempre lo stesso, sempre indossare le mascherine e mantenere altissimo il livello di attenzione per scongiurare quello che è il pericolo di una terza ondata. Un arsenale è stato scovato e sequestrato dai carabinieri di Solofra, in provincia di Avellino, presso un deposito che era stato particolarmente nascosto tra i boschi del Monte Terminio, nel comune di San Michele di Serino. I militari hanno trovato circa 700 kg di polvere da sparo, ordigni artigianali, due pistole revolver, tre pistole d'ordinanza, cinque fucili realizzati artigianalmente, tre carabine e persino una bomba a mano e proiettili risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Parte del materiale esplosivo è stato fatto brillare grazie all'ausilio degli artificieri. Sul punto, due persone, un 51enne ed un 56enne, sono stati arrestati. A Caserta i dati dell'ASL relativi al contagio da coronavirus, minimo storico di nuovi positivi. Sono stati 160 a fronte di 1.860 tamponi processati per un'importante discesa della curva pandemica che si attesta tra positivi riscontrati a fronte dei test processati all'8,6% per un totale di 32.676 persone in tutto il casertano. Due le vittime che fanno salire il numero da inizio pandemia 327 erano cittadini residenti a Casagiove e Lusciano. Chiudiamo con il calcio. Nel pomeriggio di domenica alle ore 15, prima partita di Serie A per il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona dopo l'inaugurazione avvenuta nella sfida di giovedì di Europa League contro gli spagnoli della Real Sociedad. Ospiti del Napoli, la Sampdoria alla ricerca di una vittoria che manca ormai da 2 mesi nelle ultime 5 sfide, 2 pareggi e ben 3 sconfitte. Gattuso deve ancora fare a meno del centravanti nigeriano Victor Osimhen. Continuano per l'ex Lille i problemi al braccio rimediati
in nazionale con la sua Nigeria, molto probabile il rientro in campo del numero 9 direttamente nel 2021. In porta per gli azzurri Ospina è favorito, ma c'è il ballottaggio aperto con Meret. In difesa rientro per Manolas al fianco di Koulibaly, ci saranno poi Goulam e Di Lorenzo a centrocampo, conferma per Bakayoko e Fabian Ruiz, mentre Politano prenderà il posto del messicano Lozano. Zielinski dovrebbe giocare da trequartista alle spalle di Dries Mertens, ma anche qui ballottaggio aperto con Petagna, scontata la presenza sulla fascia sinistra del capitano Lorenzo Insigne. Dall'altra parte Claudio Ranieri conferma il 4-4-1-1, ma mancheranno i due ex Gabbiadini e Tonelli. In attacco, accanto a Fabio Quagliarella, dovrebbe giocare Gaston Ramirez. In difesa invece spazio al giapponese Maya Yoshida, accanto a Quagliarella, Giranno, Candreva, Ekdal, Torsby e Jankto. Ricordiamo, fischio d'inizio alle ore 15 di domenica 13 dicembre. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora una volta una buona domenica.